Cominciamo con Giovanni Fabia, per il Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Giovanni Fabia, come vedete, è molto giovane, ha 28 anni, è stato consigliere comunale a Bologna finché il comune non è stato commissariato per vicende che non riguardavano il Consiglio Comunale, ma il sindaco. Questo gli ha consentito ora di candidarsi al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Un volto nuovo della politica, dunque, per un movimento anch'esso molto nuovo. È nato, se ricordo bene, nell'autunno scorso. Vorrei cominciare con una domanda, forse poco politica, o forse sì. Beppe Grillo ha detto più volte che amerebbe vedere questo paese in mano ai trentenni. Non abbiamo nulla contro i trentenni, ovviamente, anzi pensiamo che siano una grande risorsa, ma ci domandiamo se l'età sia, qualsiasi età, sia di per sé un valore assoluto. Ci può aiutare a capire? Sì, la ringrazio, per la domanda. Noi riteniamo gli anziani una risorsa per la società, però il messaggio di Beppe Grillo in realtà è diverso. Abbiamo dei parlamentari che sono 20-30 anni, che sono in Parlamento a spese nostre, pensiamo a Fassino, sua moglie, Violante e ce ne sono tanti altri, e in questa politica non c'è mai ricambio. PD e PDL intendono la politica come accentramento di potere, come privilegio, come carriera. Noi invece siamo cittadini prestati alla politica. Il fatto che molti di noi siano giovani credo che sia un valore, visto che tutte le forze politiche si riempiono la bocca di questa parola, avanti i giovani, e poi ci sono sempre loro a governare. E quindi noi siamo riusciti a riavvicinare i giovani alla politica. Beppe Grillo, grazie al suo linguaggio pop e anche al suo modo di comunicare, che riesce a parlare di cose molto serie e difficili da spiegare, facendo ridere, qualche anno fa, aprendo il blog, ci ha avvicinato alla politica e abbiamo iniziato a lavorare sul territorio e oggi siamo qui a fare delle liste di cittadini. Grazie, Cesaretti. Volevo chiederle una curiosità, perché voi vi collocate fuori dagli schieramenti, all'opposizione sia del PD che del PDL come partiti principali. Avete però avuto un rapporto in questi anni fra Grillo e Di Pietro, c'è stato un rapporto altalenante, a volte di assonanza, di affinità, a volte di rivalità. E in questa fase si era parlato, mi sembra, anche addirittura di un accordo elettorale prima della presentazione delle liste. Che cosa non ha funzionato e perché c'è questa rivalità fra questi due personaggi? Non si è mai parlato di accordo elettorale. Noi non abbiamo segreterie di partito o direttivi nazionali. Nel nostro movimento uno conta uno. Noi utilizziamo la rete internet. In rete non si può mentire e il premio Nobel è uguale all'elettricista. E noi vogliamo fare politica con una nuova filosofia. Sicuramente Grillo, che è un privato cittadino libero di esprimere le sue idee, ha più volte espresso piacere per l'opposizione che Di Pietro fa in Parlamento, perché in effetti Di Pietro è stato l'unico che ha avuto il coraggio di dire delle cose che nessun altro diceva. Qui in Italia c'è una finta opposizione. Però noi siamo un'altra cosa. Di Pietro ha fatto un partito. Italia Valori è un partito e dentro ci sono riciclati della Prima Repubblica. Per noi la coerenza e l'etica è al primo posto, quindi noi siamo assolutamente contro i doppi incarichi. Quindi insomma stiamo cercando di fare un qualcosa che non ha mai fatto nessuno, partendo dal basso. Abbiamo iniziato con le liste civiche nei comuni, adesso ci presentiamo alle regionali e poi nei prossimi anni arriveremo anche alla Camera e al Senato. Però io dico una cosa a proposito di coerenza: non si può dire via i condannati dal Parlamento e poi candidare il signor De Luca in campagna. Credo che in politica ci voglia coerenza e coraggio. Grazie, Terzulli. Sì, buonasera Savia. Lei è esponente di una lista orgogliosamente antipolitica, se così si può dire. E un libro di recente pubblicazione del suo leader di riferimento, Beppe Grillo,
ha per sottotitolo, leggo testualmente questa frase, come seppellire i partiti e tirar fuori l'Italia dal pantano. Ecco, come dire, è un obiettivo tanto ambizioso da apparire velleitario. Come pensate di realizzarlo? Con l'impegno, la caparbietà, l'onestà e la forza delle nostre idee. Oggi noi non siamo, noi ci chiamano l'antipolitica, ma non è che a noi piace questo nome. Noi cerchiamo di fare la politica vera. Cittadini che analizzano i problemi del territorio e cercano delle soluzioni. Noi le cerchiamo attraverso internet, con la rete, anche ovviamente con la partecipazione, e quindi la rete territoriale, comitati, associazioni, liste civiche. Però utilizziamo molto internet, che a nostro avviso è il mezzo del futuro. In pochi secondi puoi essere connesso con tutto il mondo, hai accesso alla conoscenza, quindi puoi portare delle buone pratiche amministrative e prendendole, copiandole anche, non ci vergogniamo di dirlo, se una cosa è meritevole ed è buona, dai paesi più avanzati del nostro o dai comuni virtuosi, e le portiamo, le mettiamo insieme e le portiamo dentro i consigli comunali e adesso regionali. Quindi ci chiamano l'antipolitica, ma noi siamo la politica. E non siamo in assoluto contro i partiti, questa cosa va chiarita, quando mancano i partiti esce l'uomo forte. Noi siamo contro questi partiti e non li abbiamo delegittimati noi. Si sono delegittimati da soli in 20 anni di scempio della cosa pubblica. Quindi oggi davanti a dei partiti, destra e sinistra è uguale, che sono diventati un ufficio di collocamento per mediocri, con sempre le stesse persone a tirare le fila, senza alcun tipo di ricambio, noi cosa dobbiamo fare? Siamo stanchi di indignarci davanti alla televisione, di lamentarci, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo organizzati. Solo per aver organizzato dei cittadini, aver fatto delle liste pulite, sembra quasi che stiamo facendo un attentato alla democrazia. Abbiamo raccolto 1,5 milioni di firme, il Parlamento ce l'ha messo in un cassetto. Abbiamo capito che non serviva più andare in piazza e firmare. Abbiamo detto adesso proviamo noi, perché la politica possono farla anche i cittadini e non i politici mestieranti. Grazie. Io mi permetto di fare un piccolo passo indietro. Lei dice il nostro movimento di giovani, ma quelle centinaia di migliaia di giovani che invece si sono avvicinati alla politica attraverso i partiti, quelli che lei giudica legittimamente con grande severità, quelli non sono giovani? No, io non ho mai detto questo, anzi, tutte le persone meritano rispetto, però facendosi un giro nei partiti di giovani ce n'è pochi, è venuta ad una nostra riunione. Ma ci sono anche dei ministri che hanno 30 anni o poco più. Sì, ma... Che vuol dire? Il vostro giudizio su di loro è comunque positivo? No, io come le dicevo all'inizio, essere giovani non è un valore in assoluto di merito. E a volte si usano anche le donne e i giovani per fare, come dire, vetrina. Quel che conta è il radicamento sul territorio, è la partecipazione. È venuta qualche sera fa ad una nostra riunione un'ex iscritta del Partito Democratico e ci ha raccontato che una persona che ha quasi 40 anni, che alle riunioni del Partito Democratico era la più giovane e da noi era la più vecchia. Questo, voglio dire, non è un valore in assoluto. Noi non crediamo di essere più bravi degli altri perché ci sono molti giovani, però pensiamo che sia un bel segnale, no? Io ho da poco compiuto 29 anni e la mia generazione ha completamente appaltato la politica delle altre persone. E questo non va bene, perché nel momento in cui... Ecco, sono completamente che io ho dei dubbi, perché i movimenti giovanili del PD, della PDL, hanno migliaia di giovani iscritti. Perché voi pensate di essere i soli rappresentanti di una generazione? Ma... È l'assoluto che mi sembra un pochino, no, assolutamente. Io... poco fondato, se mi posso permettere. Assolutamente, se mi permette, con tutto rispetto, io le contesto il dato. Nel senso, migliaia di giovani, ma guardiamo la torta, cioè quanti sono poi gli italiani. E andiamo a vedere in le riunioni. In proporzione, lei dice, sono andiamo meno... a vedere, assolutamente, andiamo a vedere gli attivi. Noi abbiamo un gruppo, abbiamo dei gruppi che nei capoluoghi sono qualche migliaia di persone e convochiamo gli iscritti ogni mese, attraverso riunioni operative, con poche chiacchiere, perché quello che fa paura di noi è l'operatività, il fatto che ci muoviamo in rete. Quindi io ovviamente, quando vedo un giovane del PDL o del PD che si dà da fare, io sono contento, perché ritengo appunto che quando i giovani si interessano al loro futuro sia comunque un bel messaggio, sia comunque importante per la società. Grazie. Che vuol
quelle 5 stelle che ci sono sul vostro